Seconda e ultima parte di Focus, 22:40, grazie per i tantissimi sms. Come altre volte ricordo che questa imbarcazione che abbiamo qui, una riproduzione dell'arca di Noè che è stata esposta al Sant'Artemio, al Banco Solidale, quando Mirella Tuzzato ha organizzato il presepe vivente, è in vendita, chi volesse acquistarla lo può fare, abbiamo già tante offerte, ovviamente poi vedremo chi se la aggiudicherà. È una riproduzione di un artigiano veneto che l'ha voluta costruire e ce l'ha praticamente regalata per contribuire a raccogliere i fondi per i veneti schiacciati dalla crisi. Domani sera avremo la puntata canonica dei veneti schiacciati dalla crisi con Mirella Tuzzato, i volontari, tra gli ospiti anche l'avvocato Maurizio Paniz. Allora, tantissimi sms, io direi riprendiamo, voltiamo pagina perché abbiamo parlato a lungo dell'assenteismo, dei fannulloni, della caccia ai furbetti del cartellino. Vediamo un giallo che sta occupando le pagine di tutti i telegiornali nazionali, e cioè la scomparsa di una donna padovana proprio nel centro della città. Non si sa più nulla di lei da oltre 48 ore. Vediamo. Se c'è una piazza super video sorvegliata a Padova è proprio questa, piazza Insurrezione. Telecamere nei parcheggi, quelle private delle banche, quella grande e alta che guarda tutta la piazza vicino alla libreria. Eppure questi occhi elettronici potrebbero essere inutili per scoprire che fine ha fatto Isabella Novente, la 55enne segretaria di Albignasego, svanita nel nulla venerdì notte. Le immagini infatti potrebbero aver ripreso poco o niente di quel saluto tra Isabella e Freddy, l'amico che l'ha vista per ultimo. Proprio lui è stato risentito ancora dalla polizia in queste ore. Innanzitutto c'è da spostare in avanti la lancetta dell'orologio. I due si sarebbero lasciati in piazza Insurrezione, così almeno è quello che racconta lui, a mezzanotte e mezza di venerdì e non alle 22 come emerso in un primo momento. Perché Freddy, il ballerino di danze caraibiche conosciuto 8 mesi prima in una sala da ballo a Montegrotto, lascia da sola la sua amica in un orario così tardo, al freddo e da sola? La risposta è che lei gli avrebbe detto che ad attenderla ci sarebbe stata un'amica. Un'amica fantasma, probabilmente, perché nessuna donna sembra la stessa aspettando a quell'ora e la polizia non ha sentito alcuna amica, almeno fino ad oggi. Servizio di Roberta Polese, si parla molto di questo sulle televisioni nazionali, come si è parlato molto del caso di bullismo a Pordenone, una bambina di 12 anni esasperata dagli attacchi via Facebook dei compagni di classe, si è lanciata dalla finestra, fortunatamente è fuori pericolo, ma insomma è una situazione che si ripete, questi casi di bullismo proprio via social network, che davvero fanno preoccupare i genitori, che tra l'altro sono accusati di non essere stati abbastanza severi nei controlli dei figli che hanno dei cosiddetti bulli. Insomma, Maurizio Conte, è un problema grosso questo, no? Tanti ragazzi in balia, c'è anche proprio questa cattiveria nei confronti dei più deboli, insomma, che in qualche modo bisognerebbe poter frenare. Sì, purtroppo anche nell'ambito scolastico le cose sono cambiate e forse certe regole di comportamento stanno portando a questo. Sicuramente se una volta forse aveva più ragione l'insegnante rispetto allo studente, i genitori davano ragione, appunto, magari un comportamento del figlio non consono a quello che poteva essere appunto il suo ruolo, in questo frangente una mancanza anche di valori insegnati all'interno della scuola, ma soprattutto anche magari proprio anche per una scarsa da parte delle famiglie partecipazione a quella che è la formazione dei ragazzi, purtroppo per mancanza di tempo, per impegni di un certo tipo, delegare tutto alla scuola e magari dopo dar colpa anche alla scuola di quello che è una mancanza di crescita sociale e anche di comportamento da parte dei figli. E questo preoccupa perché molto spesso appunto non si sa a chi dare la colpa. Forse la colpa è più generale, dove appunto i ruoli devono essere rispettati, sia appunto di responsabilità soprattutto, ma anche di comportamento. Io spero sia proprio questo, anche nell'ambito della riforma scolastica,
No, si parlava prima anche qua di licenziare, poter appunto certo. Qualcosa si sta cercando di dare responsabilità ad esempio ai dirigenti scolastici che possano in qualche maniera anche fare una selezione, cercare di appunto inquadrare quello che è un organico anche di insegnanti che molto spesso appunto hanno forse anche poco a cuore la loro professione, perché magari qui da noi l'insegnante, se prima, se nel passato poteva essere considerato il maestro, sicuramente aveva un ruolo importante come figura, adesso è un posto appunto pubblico che è magari proprio ricercato da chi non ha prospettive di altro genere o ha iniziative magari imprenditoriali proprie che possa metterlo in gioco a livello sociale e anche appunto nel mondo del lavoro. È una preoccupazione magari quella di dire nell'ambito proprio del pubblico della possibilità di spostare ad esempio dipendenti pubblici, si parlava prima che ne abbiamo tanti del sud che hanno certi ruoli, è la preoccupazione di dire se nel sud ce ne sono troppi li spostiamo, qua rischiamo che ci arrivi un'altra ondata di persone che devono essere garantite come posto del lavoro e magari vengono a occupare appunto posizioni che magari non valorizzano invece magari i nostri dipendenti veneti o locali che possono in qualche maniera avere delle prospettive o magari opportunità nuove di lavoro. Anche questo è un aspetto che bisogna stare molto attenti, perché appunto dopo sicuramente dire non vieni qua per un anno per tornare poi a riprenderti il tuo posto di lavoro forse appunto ha già fermato quello che poteva essere questo rischio, però appunto certe leggi, certe norme devono essere pensate. Allora volevo fare una domanda ad Andrea Zanoni riguardo un altro fatto di cronaca, no? Andrea Zanoni è un noto ambientalista, sono notissime molte sue battaglie. Oggi una polemica al calor bianco sui social riguarda la morte di un cacciatore che si è sparato incidentalmente, è caduto, è scivolato e la rosa dei pallini lo ha colpito ed è morto dissanguato in una zona appunto del Veneto. Nel suo comune, conosco, esattamente. Conosco l'episodio. Ecco, la cosa che ha suscitato una certa impressione è stata sui social una serie di entusiasmi, non nemmeno malcelati, ma proprio molto evidenti, addirittura qualcuno ha detto di voler brindare, di animalisti, no? Cioè, non è... Allora, è un episodio accaduto proprio a Paese, sì. Il mio comune di residenza, all'interno di una delle tante cave che il nostro territorio ha, esatto. E questo cacciatore è scivolato, evidentemente non c'era la sicura, è partito il colpo ed è stato colpito e l'hanno trovato purtroppo dissanguato. Ci sono stati appunto queste uscite, in particolare è un'associazione che ha un blog che ha posizioni estremiste, molto, molto estremiste, dove appunto più di qualcuno ha giuito di questa cosa. È noto che io, per quanto riguarda la questione della caccia, sono contrario, perché non la considero uno sport, perché ormai di fauna selvatica ce n'è poca, perché anche questi animali hanno il diritto di vivere per quello che riescono in questo ambiente ormai sempre più massacrato, sempre più limitato, cementificato e asfaltato. Però esistono delle normative, esiste una legge sulla caccia che consente l'attività venatoria e quindi consente a una categoria di cittadini che superano determinati esami, eccetera, di svolgerla. Quindi si possono avere delle opinioni in merito, c'è chi è a favore, c'è chi è contrario, c'è chi non ha una posizione. Al di là di questo io dico che anche se uno non è favorevole alla caccia, di fronte a un dramma non può lasciarsi andare a queste manifestazioni, perché comunque è una persona, è comunque è un dramma, è una un cittadino, e quindi tant'è vero che oggi ci sono state due associazioni animaliste, l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, e l'OIPA,
l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, che in risposta anche a questi articoli che poi sono apparsi sui quotidiani locali, anche sui vostri TG, eccetera, in risposta a questo hanno pubblicamente preso le distanze da queste manifestazioni di gioia, quando invece si tratta appunto di un dramma e di un lutto. Volevo aggiungere una cosa anche sulla questione che è stata ricordata dal vostro servizio di questa donna che è sparita. Diciamo che abbiamo visto che in Italia, anche in particolare, abbiamo una magistratura, ma in particolare degli inquirenti delle forze dell'ordine, che hanno ormai un'esperienza tale che di solito riescono, tranne rari casi, veramente con delle indagini serie, alla fine riescono sempre a individuare che cosa è successo, a capire che cosa è successo. Purtroppo il fatto che una persona sia sparita non è un buon segnale, che non dia notizie, perché qualcosa di grave potrebbe essere accaduto, e quindi io credo, siamo tutti speranzosi nel fatto che si risolva questo giallo. L'altra cosa invece è il problema che è stato ricordato dei social network e dei ragazzi che spesso diventano vittime di questi mezzi di comunicazione, internet, tramite un aggeggio che è facilissimo da avere adesso, cioè il cellulare, che ti consente di connetterti, no? È una porta aperta al mondo. E da quella porta aperta può entrare purtroppo qualsiasi, può entrare l'orco, quindi attenzione ai genitori a non dare facilmente questi mezzi a questi ragazzini, che non hanno le difese e la capacità per capire che stanno facendo qualcosa di sbagliato, perché veramente ci sono dei drammi, lo ha ricordato anche lei, arrivano poi dei ragazzini che si sentono umiliati, arrivano a gesti estremi, quindi veramente bisogna. Poi tra l'altro siamo anche, io credo che siamo impreparati anche come genitori, anche come società, ad affrontare questi problemi, perché erano problemi che è la prima volta, che sono le prime generazioni che affrontiamo. Mia figlia voleva il telefonino, gli ho detto no, aspettiamo ancora, è ragazzina, va ancora alle medie, e le ho detto, risponde, e tra le varie motivazioni è: guarda che tuo papà il primo cellulare l'ha avuto a 30 anni, e non ci credeva, in realtà l'abbiamo avuto quelli della mia età a 30 anni, perché prima non esisteva, quindi veramente da non sottovalutare. Ci sono stati casi di cronaca veramente terribili, io ho saputo di grazie a dei video ripresi quasi per scherzo di gesti tra ragazzini, di addirittura famiglie che hanno dovuto portare via la figlia da una scuola e cambiare addirittura residenza, proprio perché restano dei drammi, delle cose che sembrano degli scherzi si traducono in drammi con delle conseguenze veramente incredibili, quindi maggiore attenzione sicuramente. Allora, ieri sera eravamo in diretta, qui arrivavano telefonate, ne sono arrivate tantissime, mail e anche su FB, insomma sul nostro sito, di cittadini che hanno visto, qualcuno diceva, un UFO, e abbiamo detto ci mancavano solo gli UFO, l'attacco degli extraterrestri. Vediamo il giorno dopo di capire di che cosa poteva essersi trattato. Vediamo. Non era assolutamente un aereo, ne sono certo. Era veramente enorme. È la voce di uno dei tanti testimoni oculari che ieri sera ha visto una sfera luminosa che improvvisamente è apparsa sul cielo sopra la Marca. Un oggetto volante non identificato per alcuni, per altri una semplice cometa. Ieri sera, mentre buttavo la spazzatura, erano più o meno le 19. In cielo da Treviso verso nord ho visto questa palla, tipo una cometa, di colore blu, e in due secondi si è infuocata e poi è sparita. Per altri invece l'oggetto si è illuminato improvvisamente da fermo per poi sfrecciare verso nord. Segnalazioni visive anche da fuori provincia per un fenomeno che ha affascinato e turbato, stando alle chiamate, che sono giunte anche alla nostra redazione e a tutte allo stesso orario, ovvero le 8:30 di ieri sera. Avvistamenti che per tutta la serata e la notte si sono rincorsi sui social network, alimentando dubbi, fantasie e timori. Che il cielo sopra la Marca e il Veneto sia per così dire affollato lo confermano anche gli esperti del Centro Ufologico Nazionale, che raccolgono quotidianamente dati, immagini e testimonianze di avvistamenti non identificati. Bisogna avere abbastanza elementi, diciamo in questo caso, per dare un giudizio definitivo. Sono state segnalate luci di vari tipi. Addirittura
sono state anche associate alla formazione dei cosiddetti cerchi nel grano. Domenica sera sono stato contattato da un signore dell'Agordino che mi ha riferito che verso le 18:30, mentre stava rientrando a casa, ha osservato in cielo una sfera luminosa rossa molto grande con una scia che ha attraversato tutta quanta la valle dell'Agordino da nord verso sud. Fin qua diciamo niente di anormale, è che a un certo punto, mi ha riferito il testimone, questa sfera si è fermata, è rimasta immobile, ferma per 4-5 secondi e poi plaf, è sparita. E questa mattina a mezzogiorno ho ricevuto un'altra telefonata da un testimone della provincia di Vicenza, della zona di Schio Vicenza, che mentre stava lavorando verso le 9:30 del mattino, alzando la testa, anche lui mi riferisce di aver visto due sfere di luce di un colore sul biancastro che hanno attraversato tutto il cielo, sempre da nord, e sono sparite nella direzione sud. Che si tratti o meno di UFO e di presenze aliene, al momento resta impossibile da verificare. Quello che è certo è che nel cielo sopra la Marca ieri sera si è verificato un fenomeno che in tanti ricorderanno a lungo. Servizio di Cristiano Facca. Qualcuno dice, quando ci sono grosse difficoltà si vedono, per esempio mi hanno mostrato un pane vin in cui le fiamme avevano disegnato la sagoma di una, sembrava proprio una Madonna, quindi si è gridato al miracolo. No, Sindaco, ci sono, qualcuno dice, insomma, la lettura laica di questi fatti è che siamo così disorientati e impauriti che allora arriva, si vedono gli extraterrestri, si vedono le vergini. Insomma, le credenze popolari ci sono sempre state, c'è anche tanta ignoranza, cioè stiamo vivendo in un momento anche storico-culturale dove allo stupido non dici più stupido, e questo dalla scuola in poi, quindi si creano tutta una serie di grandi esperti su grandi cose, poi vai a vedere il loro percorso, il loro curriculum scientifico e ti trovi davanti a dei cialtroni, per cui il sensazionalismo prende piega e paradossalmente stiamo diventando una società molto meno razionale di una volta, perché una volta almeno c'erano un po' di rispetto per alcune autorità, per cui chi vedeva troppe volte la Madonna lo mettevano al rogo, la stessa autorità che garantiva la Madonna, no? Adesso invece siamo in una situazione nella quale tutti siamo bravi e buoni e qualsiasi cosa venga detta va sempre bene. Allora credo che un metodo scientifico nel valutare le cose sia la cosa migliore ed è la cosa che invece stiamo perdendo, proprio stiamo perdendo la capacità e la razionalità di valutare e di vedere le cose per come sono. Per cui ci sono questi fenomeni dove, per carità, uno può aver visto una cosa di anormale, no? E non è che non è vero quello che ha visto. Il tema è che prima di dire che è un UFO, un extraterrestre, o che ha visto la Madonna, per carità, sono credente anch'io, ma cioè voglio dire, ci possono essere 200.000 altre risposte. Ecco, il fatto poi che ci sia chi sfrutta questo dando una spiegazione pseudoscientifica è una vergogna, perché guardate che i cialtroni in giro per il mondo che dalle medicine alle cure di qualsiasi tipo ai fenomeni extraterrestri paranormali, cioè di cialtroni ce ne sono tantissimi, tanta gente che ne ha la lettura della mano è già troppo grossolana, quindi adesso stiamo davvero con questioni pseudoscientifiche. Queste immagini, che sono immagini che hanno ricevuto del fatto, sì, dimostrano comunque un evento naturale, la caduta in atmosfera di un asteroide, bastano pochi chilogrammi come massa per creare fenomeni del genere. Domani quindi sentiremo tra l'altro un astronomo, quindi vi daremo qualche indicazione in più. Allora, caccia ai furbetti del cartellino, però c'è la caccia alle nutrie. A me piacciono molto questi toponi, no? A me piacciono tanto e mi sono molto simpatici. Li dobbiamo mangiare. E c'è chi li mangia. Anche. Allora c'è anche il referendum, c'è stato uno scontro tra chi dice ma li si può mangiare e chi dice orrore, come mangiarsi a queste nutrie che sono dei roditori, sono come dei castori, no? Se ho capito bene. Sì, no? Allora vediamo un servizio e poi sentiamo, facciamo un paio di battute su quello che sta diventando proprio un fatto che anche i giornali stanno raccontando. Vediamo. Ti
Le nutrie dunque che fare? Meglio ucciderle, mangiarle o preservarle? Vanno prelevate tramite l'abbattimento, poi se uno vuole mangiarle le può mangiare. Così l'assessore alla caccia Mirko Lorenzon risponde alle proposte dell'ENPA con Adriano De Stefano, che punta invece a tutelare i castorini con la soluzione delle alberature anche a basso fusto per irrobustire le sponde. Non possiamo naturalmente spendere dei soldi inutilmente per sterilizzazioni, per piantagioni di alberi o quant'altro, come dice l'ENPA. Cerchiamo di spendere i soldi per i cittadini che magari soffrono la crisi e si trovano in condizioni naturalmente pietose. E senza spendere soldi, perché non preservare la natura col suo ecosistema e far sì che le nutrie diventino e siano il cibo per le volpi? Ma no, non si può, perché anche la volpe ha creato grossi problemi nel passato. Insomma, per l'assessore alla caccia l'unica soluzione sarebbe l'abbattimento della specie. A sostegno della sua tesi ha portato la nostra truppa negrise di Ponte di Piave, nella zona andata sott'acqua nel 2002, così come 50 anni fa, quando il 4 novembre, con l'alluvione del 1966, si ruppero gli argini. Argini successivamente messi in sicurezza con la cementificazione, proprio lungo la spalla destra dove stiamo effettuando queste riprese. Sponde ora presidiate dalle nutrie, sotto le quali hanno scavato chilometri e chilometri di gallerie, ci dice Lorenzon, indicandoci le tane in direzione delle tante buche presenti. L'ENPA non ha ragione, perché le nutrie si moltiplicano indipendentemente che vengano uccise, non uccise, si moltiplicano sempre di più e si espandono poi a macchina di leopardo. Più se ne lasciano là, più aumentano. Servizio di Anna Maria, Parisi, Ugo Bergamo, non credo che la passioni. Però c'è una battuta recente del sindaco Brugnaro, sì, che dice: non vinceranno le nutrie. ma mi riferisco al fatto che nel canale che è attigua a Piazza Ferretto, sì, avendo scavato e avendo riportato al cielo aperto quello che qualcuno giudica un corso d'acqua molto inquinato, le nutrie pare si stiano riaffollando, quindi dobbiamo preoccuparci anche in centro storico di Mestre e non soltanto in periferia. No, questa è una battuta ovviamente per dire che però il fenomeno va sotto controllo. Mi auguro che non finiscano sui nostri tavoli quando andiamo ai ristoranti. Ma comunque un'azione più comunità cinese della zona. L'assessore Lorenzon lo ha anche detto pubblicamente, ha organizzato delle cene, sì, a base di nutria, sì, quindi lui ha provato anche questa esperienza. Volevo solo dire una cosa. Ho capito che non ci trovo invito a pranzo quando mi chiamo. Noi abbiamo questo problema di questo animale che era stato utilizzato per la produzione della pelliccia, il famoso castorino che tante nostre nonne, in particolare mamme, hanno portato nei tempi in cui andava di moda, e dopodiché purtroppo qualcuno ha pensato di liberarle. Hanno trovato un habitat ideale, temperature ideali nei nostri fiumi soprattutto quelli che hanno una velocità minima, tant'è vero che è un castoro con la coda da topo, proprio perché deriva da aree dove le acque erano calme, non serviva avere nell'evoluzione della specie la coda a cucchiaio come il castoro. Abbiamo un nemico naturale che è il nemico numero uno della nutria, che darebbe una mano a mantenere e contenere la popolazione di questo castoro, diciamo così, che è la volpe. Allora, il problema è che qua c'è il gatto che si mangia la coda, cioè la nutria che si mangia la coda, nel senso che vogliamo mantenere la nutria con basse popolazioni e andiamo a distruggere l'unico suo nemico naturale, che è la volpe. Quindi se vogliamo combattere seriamente la volpe, le galline lo sanno i contadini, lo sanno le nostre nonne, eccetera, la sera vanno chiuse, l'hanno sempre fatto, ormai non c'è più nessuno, chiudi con la rete, la volpe fa la buca e va dentro, sì, e mangia le galline, non è bello. Il pollaio deve essere prua di volpa. Milanova, chiudiamo con... Lei l'ha assaggiata una nutria? Il vero nemico naturale della nutria è l'assessore Lorenzon. Ci sono altri predatori, lo sterminatore delle nutre, insieme anche a Gentilini, che ha lanciato la fatwa contro le nutre un paio d'anni fa. Allora, siamo partiti dai furbetti del cartellino, siamo finiti alle nutre, ma questo succede spesso a Focus, perché andiamo anche seguendo i vostri SMS e comunque saltiamo da un argomento all'altro. Grazie a tutti. 23:05, siamo un po' in ritardo, partono adesso i nostri telegiornali, domani sera
ci troviamo con Mirella Tuzzato e i veneti schiacciati dalla crisi. Arrivederci, buonanotte, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi.